Perché hai scelto di adottare comunque un animale che magari avrà anche delle problematiche di salute? Avevo chiesto di fare un servizio civile al canile e poi Sara mi ha contattato tramite conoscenze, l'ho incontrata e è stato amore a prima vista. La storia di tre bulldog finisce bene, ma parte purtroppo da un maltrattamento e c'è una famiglia di Milano che addirittura è arrivata ad Arezzo per adottare Lucilla. Lucilla è un bulldog francese che assieme ad altre due cagnette era finita nel giro del mercato nero dei cuccioli di razza. Le tre cagnette che provengono dal nord Italia erano finite nelle mani di chi le sfruttava come fattrici senza alcuna attenzione per la loro salute. I cuccioli venivano poi venduti nel mercato nero alla metà del prezzo. Si facevano rimanere incinte calore dopo calore e i cuccioli venivano fatti nascere naturalmente. Il bulldog, diciamo, essendo un cane modificato dall'uomo, non partorisce naturalmente, mette a rischio sia la salute della mamma che del cucciolo perché hanno le teste grandi e quindi faticano ad uscire. Dopo le gravidanze, i tre esemplari assieme ad un cucciolo erano stati affidati ad uno straniero di Scandicci che aveva cercato di disfarsene regalandole con annunci online. Ad uno di questi ha risposto una guardia zoofila di Oipa da Cortona. Dopo aver preso questo canino, la persona straniera che aveva in carico anche le altre, dopo qualche giorno gli ha portato tutti, compreso un cucciolo di pochi giorni, aveva forse neanche un mese, gli ha lasciato tutti questi cani, gli ha detto te li regalo, farne quello che vuoi e siamo intervenuti, quindi abbiamo salvato tutti i cani. Oggi hanno tutte trovato famiglia, due ad Arezzo e una a Milano. Come rescue è già il terzo, quindi sappiamo un po' insomma in cosa ci imbatteremo, però era la scelta migliore assolutamente, quindi stamattina ci siamo svegliati presto e via, siamo venuti a prendere Lucilla. E quindi stasera tornerà a casa con noi. Sì, diciamo che fortunatamente gli animali hanno grandi risorse, quindi con un po' d'affetto e un po' di cure torneranno sicuramente a stare bene. Io vorrei fare un appello e vorrei dire, so che se si vuole comprare un cane di razza, risparmiare fa gola, diciamo, però purtroppo dove c'è un risparmio, dove c'è un prezzo basso, dietro purtroppo c'è un maltrattamento spesso, perché un conto è fare un allevatore serio dove si guarda al benessere delle fattrici, dove si curano, dove si dà da mangiare diverso per quando sono in gravidanza e quando hanno fatto i cuccioli. E dove c'è un prezzo di favore purtroppo spesso dietro ci sono delle condizioni di salute e una detenzione veramente da maltrattamento. Quindi vorrei dire a tutti, per favore, se vi viene in mente di prendere un cane, fate un giro nei canili invece di andare ad acquistare un cane.